C'è un motivo se hanno voluto me. Perché me? Carlotta, ci sono destini peggiori che quello di sposare il re d'Inghilterra. È tempo di convivere in una società unita. Avrai molti bambini. Darai a mio figlio quanti più eredi possibili. La mia vita da regina è stata complicata. Sono Brimsley. Sono sempre con voi, Altezza. Brimsley, parlatemi un po' del re. È un mostro? Magari deforme? Lui è il re? Sì. Che altro? Scusate, milady, vi posso assistere in qualche maniera? Se volete saperlo, cercavo di scavalcare il muro del parco. Per quale motivo? Negate aiuto a una donna in difficoltà. Solo nel caso in cui lei stia cercando di scavalcare un muro pur di non sposare me. Buongiorno, Carlotta. Vostra maestà. Per voi, sono Giorgio. So che non hai ragioni di gradirmi. Ma se vorrei offrirmi una serata del tuo tempo, mi odierai un po' meno, forse. È un'idea ragionevole. I conti tornano, ora si spiega. Vostra maestà, sono Lady Agatha Danbury, vostra dama di corte. Allora saremo grandi amiche. Siate prudente, siete la prima nel vostro genere. Assicurate la vostra posizione. Dov'è il re? Il re non può ricevervi ora. Carlotta, voglio la mia intimità. Lei è sua moglie, deve saperlo. Non c'è un bel niente da sapere. Mi serve sapere cosa succede a Buckingham House. Il vostro matrimonio non può fallire. Che sta succedendo? Non voglio litigare. Io voglio litigare invece! Litiga con me! Litiga per me! Vostra maestà, dovreste pensare al vostro paese. Siete la nostra sovrana. Mi togli il fiato. Infrangi le regole, non ti curi dello scandalo. Sei la persona più regale che io abbia mai conosciuto. Siamo io e te. Insieme. L'amore può sbocciare nei giardini più spinosi. Le vostre metafore floreali sono nauseanti, ma lodo la vostra argomentazione.